valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Ma ben ritrovati in questa settimana esplosiva, mamma mia! Sono molto, molto, molto contento quest'oggi di avere un caro amico, un collega, un personaggio molto serio. A me piace molto come conduce, ma vi svelo chi è, sì, subito dopo la pubblicità. King Bar in via Leonardo da Vinci 6 a Vignate, un bellissimo locale dove offre la gentile clientela degli ottimi aperitivi con un sacco di stuzzicherie, panini, toast e tante cose buone da degustare. Il King Bar vi aspetta dal mese di dicembre tutti i venerdì sera con la musica dal vivo, karaoke e tanto divertimento. Paolo e Luigi vi augurano buone feste e vi aspettano numerosissimi. King Bar, un mare di emozioni. Ilaria, Marco, Daniele e Roberto sono i Norcini per strada, uno staff di venditori ambulanti specializzati sui prodotti di Norcia ed Amatrice. I Norcini vi aspettano dal 1 dicembre fino al 6 gennaio a Milano in piazza Gao Aulenti e dall'11 di dicembre fino al 6 gennaio in piazza Duomo a Milano. Con i Norcini per strada potrete acquistare dei prodotti tipici di Amatrice e Norcia, dai salumi ai vari formaggi e tanti prodotti di qualità. I Norcini per strada offrono ad aziende e privati tre tipologie di cesti con ricchi prodotti di questa terra meravigliosa devastata dal terremoto. Aiutiamo queste persone a far riprendere la loro economia con un giusto gesto per il loro Natale. I Norcini per strada, un nome, una garanzia. Ma ben rientrati cari amici, spumeggianti più che mai, perché quest'oggi veramente andremo ad approfondire questo collega, un po' il suo storico di questo collega, cosa che mi fa molto piacere, anzi è la prima volta che presenzia qui alla Valigia degli Artisti e io sono molto contento di presentarvelo, però prima apriamo le danze, vai! Volume! Direttamente dalle televisioni private, voglio dire anche se un collega in questa emittente RTB Network, diciamo che lui si occupa molto, si presta molto per aiutare chiaramente gli emergenti ad avere visibilità e ogni qualvolta io lo chiamo, lo contatto per avere degli ospiti, c'è sempre. Signori e signori, un grande professionista, una persona con un cuore grandissimo, oggi in studio Mattia Pagliarulo. Oh, ciao carissimo, troppo buono, troppo buono. È sempre poco. Grazie, grazie. Come stai Mattia? La stima è reciproca, grazie, lo sai. Ti ringrazio di vero cuore. Sto molto bene, grazie. Abbiamo mangiato tanto in queste feste di Natale, però beh, cerchiamo di tenerci un po' indietro. Perché poi c'è il veglione, si rimangia ancora, voglio dire. Sono due o tre giorni di pausa, adesso che siamo dopo Natale, ma... ci prepariamo al 31. Cos'è fatto di bello a Natale? Stai bene? Io sto bene, sì, sto bene, ho avuto un po' di influenzina, un po' di faringite, ma purtroppo con questo freddo qui, poi la sera si lavora, sai, io faccio musica dal vivo, siamo un po' da più di 30 anni. Da 30 anni, quante volte l'ho detto? Da miliardate di volte. Eh sì. Vabbè, comunque, sai, è una passione che non voglio perdere, perché quando fai divertire le persone, e le persone ti anche apprezzano. Anche perché lo fai molto bene, quindi. Ti ringrazio di vero cuore. Complimenti perciò, anche a te. Perciò voglio dire, non mi va di smettere di fare questa cosa, anche se faccio questo, mi sono improvvisato presentatore di questo format da me ideato, però non voglio lasciare quello che mi ha portato, diciamo, ad affacciarmi al mondo dello spettacolo. Per esempio, una domanda, quando ti sei avvicinato al mondo della TV? Allora, guarda, al mondo della TV mi sono avvicinato tra il 2011 e il 2012. Ho collaborato con vari emittenti, diciamo, del Nord Italia, e da dietro le quinte, quindi come responsabile ospiti, come autore, come organizzatore appunto delle scalette che ci sono, come tu ben sai, sì, certo, appunto per organizzare i programmi. Quindi questo è successo per 4-5 anni. Poi, subito dopo, diciamo, questo percorso dietro le quinte, mi è stato proposto proprio dalla direzione dell'emittente da cui stiamo andando in onda a fine estate 2016 di condurre un programma in seconda serata lunedì sera, certo, che abbiamo costruito ad hoc,
un programma che tratta l'erotismo ma con molta classe, con e molta classe. Non infatti, in maniera, diciamo, tra virgolette svaccata, certo, come si è abituati a vedere, ma in certo, una maniera totalmente diversa, e ci siamo riusciti, abbiamo fatto 25 seconde serate, quindi 6 mesi di trasmissione. Bello. Beh, io presenziale, ho ospitato anche me. Sei stato ospite anch'io in una puntata. Facciamo anche un applauso a Sonia Ives. Assolutamente. Grande Sonia Ives. Ecco, qui c'è una foto appunto che risale al programma. Certo, certo. Io, diciamo, curavo la prima parte, il programma era in seconda serata e durava 1 ora e mezza. E nella prima mezz'ora incontravo io, diciamo, donne dello spettacolo, donne insomma famose, e che si facevano intervistare da me. Io cercavo appunto di ripercorrere la loro carriera e di far uscire anche qualche aspetto inedito che non era venuto fuori, insomma. Quindi abbiamo avuto ospite, per citarne alcune senza dilungarmi troppo, Demetra Hampton, Madonna, che è una famosissima attrice americana, bellissima donna. Poi abbiamo avuto ospite Nadia Bengala, ho avuto ospite bellissima Francesca Bettoni, che è una famosa playmate di Playboy. Ah, ho avuto un'ex velina di Striscia 2004-2005 che si chiama Vera Tiuschina. Ah sì, la vedo spesso nella Milano, esatto, by Night. Certo, quindi certo, insomma, sono state veramente delle puntate molto pregne, molto ricche e molto belle. Beh, poi quando ci si comporta bene nella vita e si è sempre carini con tutti, il personaggio ha piacere di squisire 10 minuti, un quarto d'ora, farsi intervistare, perché conosce chiaramente la tua identità, quella di essere una persona onesta. Grazie, non è poco, voglio mille dire. E noi, facciamo un bel applauso, grazie. Grazie. Diamo a Cesare quello che è di Cesare, grazie, scherziamo. Mille. Poi dopo anni di collaborazioni, perché noi più o meno è da un paio di anni che collaboriamo, perché io quando ho la possibilità ti mando vari ospiti, quindi sì, sono certo, proprio contento, grazie, di essere qui in prima persona oggi e mi fa molto piacere. Beh, insomma, essere adesso qui. Però io vorrei capire realmente, sì, innanzitutto grazie per la tua presenza. Ma figurati, grazie a te. So che stai facendo un bel programma, lo sì, attuale. Ce ne vuoi parlare, sì, di cosa si tratta? Te ne parlo. Allora, un nuovo programma, un bel progetto, diciamo, che è nato a dicembre, quindi da poco. Sono 10 puntate in seconda serata che vanno in onda su un paio di emittenti venete che posso citare, sono Prima Free e il canale 171 per te. E vanno in onda il lunedì su Prima Free alle 23.05, il martedì sul canale 171 per te alle 23. Ah. E sono 10 seconde serate di approfondimento, di talk show. Il titolo appunto del programma si chiama Free Talk. Free Talk. E noi parliamo di svariati argomenti, dai più leggeri ai più impegnati. Ad esempio, abbiamo parlato di cronaca nera, abbiamo parlato del delitto di Pordenone. Ah, ecco, Madonna, abbiamo parlato appunto di tantissime altre cose, di moda, di stile, di eleganza. Poi abbiamo parlato di alimentazione, sport, benessere, come vivere in salute. E abbiamo parlato in una puntata della chirurgia plastica ed estetica, l'uso ed abuso appunto di questa, sì, che di poi questa cosa. Ci sono delle ragazze che veramente, dai, siete belle, come, ma sì, un ritocchino ci sta, ma l'esagerazione, senza esagerare, dopo veramente, dai, sono d'accordo, non si è più femminili, ecco, sono cioè, d'accordo, ecco, state belle così, sì, ci può stare la ricostruzione del seno, una vuole una terza, magari poverina, la mamma natura gli ha dato la prima, mettiamogli sta terza, un po' però magari la bricina, sì, ma senza esagerare, buon senso, di buon il famoso senso, buon senso, anche perché poi vestendosi fai la differenza, è vero, capito? È vero. Invece cominci a toccare qui, mamma mia, non è, è inguardabile la cosa. È vero. Senti, cosa ti aspetti da questa new adventure? Allora, guarda, intanto ti dico, tante soddisfazioni, abbiamo fatto varie puntate, dobbiamo finirle, appunto perché andremo in onda fino alla prima settimana di febbraio, appunto con queste 10 prime serate. Sto dando molte soddisfazioni perché sto affrontando vari temi, appunto, come ti dicevo, perché a me piace parlare sì delle cose leggere, ma mi piace parlare anche delle cose un pochino più impegnate. Certo. E quindi sono molto contento, mi sta dando molte soddisfazioni, appunto, questo programma, perché ospitiamo, tra l'altro, vari opinionisti e vari ospiti, anche dottori, e nella puntata ad esempio dell'alimentazione abbiamo ospitato una biologa nutrizionista, nella puntata appunto di cui abbiamo parlato del delitto di Pordenone si è collegata telefonicamente la dottoressa Bruzzone, che è una famosa Madonna, criminologa. Un applauso a questa grandissima, assolutamente, una donna con gli attributi, mamma mia, veramente, cioè, non ce n'è per nessuno, è vero, è vero, con lei non scappi, lei gli prende in pieno, Quindi diciamo, mi sta dando tante soddisfazioni, bene, per bene, cui bene, sono molto contento, sta andando anche molto bene, ringraziando il cielo, quindi sono proprio contento. Sai che ti ho portato uno spot?
Come uno spot? Uno spot del programma. E allora guardiamo. Guardiamo insieme. Ma certo, dai. Regia, prego, vai. Alle ore 23.05 sul canale Prima Free, Mattia Pagliarulo vi aspetta con Free Talk in compagnia dei suoi ospiti. Gli argomenti cambieranno, ma non il canale. Vi aspettiamo. Ogni martedì alle ore 23 sul canale 171 per te, Mattia Pagliarulo vi aspetta con Free Talk in compagnia dei suoi ospiti. Gli Beh, questo era il promo, diciamo, un assaggino. Bene. Anzi, possiamo anticipare i telespettatori della valigia degli artisti di RTB che sarà il mio ospite. Ah, certo. In una delle prossime puntate quando parleremo del Festival di Sanremo targato Baglioni. Quindi sono il Festival molto, di Sanremo che partirà a breve. Ecco, sono molto orgoglioso di questa cosa. Grazie di intervenire e soprattutto di parlare del Festival di Sanremo, perché Sanremo si sa, ormai le canzoni non si ricordano più. Poi dopo vedremo un po' tutti gli ospiti, ancora non mi sono acculturato in merito, dico la verità, però settimana prossima avrò modo di vedere i partecipanti, chiaramente, oltre che la conduzione, vedrò chi è il direttore artistico e da lì vedremo di fare un po' una puntata un po' curiosa. Assolutamente, ecco. Vedremo un po' di cose. Tu hai già qualche nome di qualcuno che... Allora, io so che parteciperà Ornella Vanoni in coppia con Pacifico e Bungaro. Pensa. Poi parteciperanno Elio e le Storie Tese. Ci saranno Riccardo Fogli e Robby Facchinetti in coppia. E insomma tantissimi altri cantanti, Nina Zilli, Noemi, insomma giovani, vecchie glorie, un bel cast di artisti, non è una cosa, perciò sarà anche difficile per me riuscire a disquisire o dare giudizi, perché voglio dire siamo tutti in attesa che parta la prima puntata. Esatto. Per capire un pochettino. A febbraio ci siamo, quindi non manca tantissimo. Ma a me mi hanno già invitato, perciò mi sa che un girettino me lo faccio. Te lo fai per vedere cosa succede anche da vicino. Sì. Rudy, ne approfitto, perché sei passato da pochi giorni appunto il Natale. Ti ho portato un piccolo pensierino, se vuoi aprirlo. Ma non dovevi, ma grazie. E dopo ti spiego cos'è. Ma grazie. Persone di classe... Cosa vuoi? Un bel libretto? No. Oh, aspetta un attimo, apriamo. Vediamo un attimino. È una bella cornice. È una bella cornice. Devo andare proprio. Sì. Vabbè, lasciamo un attimo. Ecco, sì. Che cada lì. La mia rosellina, la mettiamo qua. Scusate un pochettino se mi sono inchinato. Vediamo. Wow! Eccola! Ladies and gentlemen! Thank you very much, my friend! Per chi non lo sa, questa è una foto che è stata scattata quando eri venuto ospite appunto di A far l'amore comincia tu. Ma che meraviglia! Ho pensato di farti questo piccolo cadeau. Non è un cadeau, è un regalo inestimabile. Ma figurati, mi ha fatto piacere. Sono cose che rimarranno per i miei figli, rimarrà per sempre, cioè non è un salamino che lo mangi, questa è una cosa veramente, poi questa foto è una che molto è particolarmente bella, è venuta bene, infatti mi è piaciuta, mi piace molto, grazie Mattia, grazie di vero cuore, grazie vero cuore, grazie a te. Mandiamo un po' di punibile, facciamo un po' di pubblicità, grazie. Un po'... King Bar in via Leonardo da Vinci 6 a Vignate, un bellissimo locale dove offre la gentile clientela degli ottimi aperitivi con un sacco di stuzzicherie, panini, toast e tante cose buone da degustare. Il King Bar vi aspetta dal mese di dicembre tutti i venerdì sera con la musica dal vivo, karaoke e tanto divertimento. Paolo e Luigi vi augurano buone feste e vi aspettano numerosissimi. King Bar, un mare di emozioni. Ilaria, Marco, Daniele e Roberto sono i Norcini per strada, uno staff di venditori ambulanti specializzati sui prodotti di Norcia ed Amatrice. I Norcini vi aspettano dal 1 dicembre fino al 6 gennaio a Milano in piazza Gao Aulenti e dall'11 di dicembre fino al 6 gennaio in piazza Duomo a Milano. Con i Norcini per strada potrete acquistare dei prodotti tipici di Amatrice e Norcia, dai salumi ai vari formaggi e tanti prodotti di qualità. I Norcini per strada offrono ad aziende e privati tre tipologie di cesti con ricchi prodotti di questa terra meravigliosa devastata dal terremoto. Aiutiamo queste persone a far riprendere la loro economia con un giusto gesto per il loro Natale. I Norcini per strada, un nome, una garanzia.
Va bene, entrati, mamma mia, ma che bello, grazie veramente Mattia di questo regalo, lo metterò di fianco al mio letto, ecco, almeno così è un ricordo che ho. Hai visto? Che bello, adesso lo appoggiamo lì sul tavolino perché è sciccoso, guarda. Senti, volevi sì. chiaramente fare dei ringraziamenti. Beh, ovviamente ringrazio te per la collaborazione appunto che abbiamo anche all'interno della valigia degli artisti. Certo. E vorrei ringraziare anche Cristian Cristelli, perché anche con lui collaboro, diciamo, a livello... Un applauso a Cristelli! A livello... Un applauso a Cristian! Ospiti! Poi, tra l'altro, lo scorso anno ho avuto una rubrica all'interno del suo programma, appunto, The Gap, e dove parlavo dell'Isola dei Famosi, quindi abbiamo parlato dei potenziali dei naufraghi, dei papabili naufraghi, poi abbiamo seguito un po' di puntate durante, insomma, è stata anche quella una bella esperienza. Beh, cavolo, poi The Gap, devo dire la verità, io ho partecipato 2 o 3 settimane fa, se non sbaglio, se non erro, ho fatto un paio di canzoni, mi è arrivata una valanga di amicizie su Facebook, sì. Perciò è una trasmissione molto seguita, assolutamente. È un programma chiaramente che fa parte di questa emittente di RTB. Volevo ricordarvi che RTB è su canale 72 sul Nord Italia, ma la valigia di artisti va in onda dalle 12.45 fino alle 13.05 da lunedì a venerdì, ma alle 23 su Sky sul 908 c'è la replica della medesima puntata, perciò mi raccomando, siamo entrati anche su Sky e andremo sempre avanti e cresceremo sempre di più. Grazie. È un applausone. Grazie, 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 grazie. Senti, ti devo fare una domanda. Sì. Quali sono le 3 cose che metteresti all'interno della tua valigia? Bella domanda. Beh, innanzitutto la serenità. Quella è la prima cosa. Serenità e salute, perché senza di quelle 2 cose lì non ci possono essere altre. Poi comunque continuare in questo ambito televisivo che mi sta dando grandi soddisfazioni e basta, direi questo, serenità, salute e continuare nel mio lavoro con tranquillità e professionalità. È professionale, ma non ti mancano perché sei veramente un grande. Grazie. Bene, che dire, allora apriamo le danze! Yeah! Vai, vai che ci siamo! Woo! Volume! Mamma mia, a distanza di qualche giorno da Natale, sempre una canzone molto bella, non l'ho voluta sostituire perché quest'oggi veramente ho avuto un regalo di Natale, vedete, perciò è giusta, rimane la cosa invariata questa canzone, anzi perché è molto bella, che dire, oggi ho avuto l'onore, il piacere, non ho aggettivi da inserire in questa puntata perché è inestimabile. Mattia è una persona molto molto educata, molto veramente seria, e io sono contento di aver avuto in puntata oggi Mattia Pagliarulo. Grazie mille. Ne approfitto, prego, prego, per fare gli auguri a te di buona fine e buon principio. Ecco, e anche ai telespettatori della valigia degli artisti. Ormai manca pochissimo alla fine dell'anno, quindi certo. Tanti auguri, buon 2018. Il 2018 esplosivo, ecco. Scoppiettante, col botto. Col botto. E per voi, cari signori da casa, per quest'oggi, per un giorno migliore, un profumato fiore. Alla prossima! Valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.